Da paura, voglio. Oggi andremo insieme a Borgarfjörður per provare a vedere le balene e i puffin. Dita incrociata per noi, vi portiamo in questa giornata tipica in Islanda, in questa giornata in cui vogliamo stare un po' fuori casa e vedere la natura. Speriamo di vedere le balene, perché non è detto, non è proprio scontato questa cosa. In culo alla balena. Ed eccoci qua, voglio. Benvenuti a Hafnarholmi, nel paesino di Borgarfjörður Eysturi. Sarebbe il punto più bello, secondo me, dove vedere i puffin in Islanda. Ma non solo per i puffin, ma anche per le balene qua. Fatti occhi aperti nel mare per provare a vederle. Carolina, come sempre, dalle spalle, però vi posso assicurare che è molto felice. Cosa? Oddio! Voglio, cioè, non ci credo, non ho fatto manco in tempo a dirlo, che già ci sta una balena proprio qua. Ma è pieno di puffin che ci guardano. Che sta morendo di freddo, perché non si è portata la viaggiatina pesante, però siamo felici perché abbiamo visto la balena proprio lì, là vicino allo scoglio. Stai sera ancora? No, comunque è assurdo che possiamo vedere i puffin proprio, cioè, a un palmo di mano. Guardate qua, c'è un po' di gente oggi. Si sale per queste scale, poi se volete si può andare a sinistra. Ciao. E poi si può salire fino là sopra. Queste qua che vedete, questi buchi qua nella terra sono delle rotane, quindi noi in pratica li stiamo, tra virgolette, disturbando. E infatti credo che loro siano fuori, sia per andare a cacciare qualcosa, ma anche per controllare noi che non entriamo, e quindi per proteggere uova. Si mettono in posa per farsi fare le foto oppure i video. Assurdo. Più bella è proprio questa qua sopra, con questa montagnella, con questa collina dove stanno tutti, insomma, i puffin. Guarda quanti ce ne stanno, io, cioè, ma è proprio qua, è live. Ok, però qua, io, cioè, ce ne stanno molti di più, guardate quanti saranno, 200. Guardate là. Ma poi questa volta ce ne sono molti, molti di più, sono proprio tanti. E poi in fondo al ponte c'è questa casetta proprio per i fotografi, per fare le foto. Ora vi faccio vedere, entriamo insieme. In pratica, niente, silenzio, qua dentro si entra. Qui abbiamo un abile fotografo. Si alza questo senza macchina fotografica. Si alza questo specchietto qui e si mette la macchina fotografica qua per fare proprio shooting. Fotografici a questi bellissimi fotogenici animali. Guardate quanti sono belli. Ma mi fanno morire quando atterrano. Mi fanno dire, guarda, sono atterrato, guarda. Orridissimo. Ok, noi già siamo contenti così, perché la balena abbiamo visto, i puffin sono qua, sono bellissimi. Abbiamo vabbè, solo... la balena abbiamo visto solo la cresta, però. Vabbè, dobbiamo solo goderci il momento e sì, aspettare un poco, se no va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Ma io la tua vista sta là. Allora. Eccolo. Madonna. Non ci credo, sono felicissimo. È la prima volta che ho avuto una balena così da vicino.
Eccola, eccola. Comunque voglio vedere puffin e balene nello stesso posto, è davvero una cosa unica al mondo, eh. Da non sottovalutare, non è scontato, è una cosa bellissima. Guardate che mare calmo ci sta oggi. Eccolo! Hai visto? Là, appena ha schiatato l'aria. È davvero difficile filmare una balena perché giustamente loro sono nascoste sotto l'acqua ed escono quando vogliono loro, cioè non c'è nessun preavviso. Comunque sta davvero bene qua. La cosa bella è proprio questa, che cioè, sta al caldo e ci manca solo una bella tazza di caffè, un pezzo di torta. Mi sarebbe benissimo. Infatti stanno facendo un bar. Comunque la cosa bella è proprio questa, di stare qua al caldo e di poter vedere e ascoltare la natura, non solo i puffin ma anche il mare. Si potrebbe stare qua per ore, davvero per ore. Andiamo a vedere anche qua sopra. Queste scale. Altri puffin qua, sono salita. Una bella esperienza vedere i puffin pescare nella loro vita quotidiana, cioè noi siamo solo degli ospiti qua, dovremmo stare pure zitti, non fare casino. Sto meglio qua che giù. Sì, poi c'è meno vento. Guardate anche qua che bella sta barca, così buttata sul molo, che chiunque ci potrebbe salire, bellissima. Ok, qui da Borgafjordur è tutto, grazie per avermi fatto compagnia in questo video, commenta, metti like e iscriviti al canale per supportarmi e noi ci vediamo alla prossima avventura. Da Paolo, aiuto.